Della nuova stagione del Napoli che inizierà ufficialmente, di fatto è già iniziata perché il Napoli si è trovato ieri al Maradona per i test anti-Covid, quelli di rito, oggi a Castelvolturno, domani ancora a Castelvolturno per anticipare la partenza di giovedì alla volta di Di Maro Folgari, da quando, ecco, si dovessero ripercorrere le tappe cronologiche delle precedenti annate di Maresi, il Napoli potrebbe arrivare attorno alle 13, 13:30, quando verosimilmente noi di Canale 8 saremo in onda e in collegamento in diretta proprio da lì, nel corso della prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo, naturalmente che anche la nostra avventura al seguito del Napoli si aprirà giovedì con Linea Calcio da Di Maro a partire dalle 17:40, questo da palinsesto tutti i giorni, un palinsesto che però rimarrà costantemente aperto in base a quelli che saranno gli appuntamenti di cui tornerà ad essere protagonista il Napoli. Ad esempio, venerdì sera è prevista una conferenza stampa alle 21:15 che noi seguiremo in diretta, che potrebbe poi anticipare anche la prima sgambatura ufficiale, il primo test amichevole del fine settimana. Ritiro di Marese che si concluderà il 25 di luglio e poi dopo seconda fase del ritiro che avrà inizio il 5 agosto, dal 5 quindi fino al 15 agosto per la seconda fase che poi lancerà direttamente il Napoli verso l'inizio della stagione, verso l'inizio del campionato. Prima giornata che in programma il 22. A proposito del calendario, domani giornata centrale perché ci sarà la definizione del calendario 2021-2022. Notizie, un ampio riepilogo di giornata. Innanzitutto dovrebbero essere 6-7 le settimane necessarie per Dries Mertens per rientrare dopo l'operazione chirurgica di sistemazione della spalla sinistra. È centralissimo invece il tema riguardante il rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne, che non farà tappa qui in Campania, virando direttamente per le meritatissime vacanze estive. Bisognerà vedere cosa succederà. E sul tavolo della discussione con la società, con il club di De Laurentiis, c'è il tema del rinnovo. Presto avrà luogo l'incontro con gli agenti, ma stando alle indiscrezioni che trapelano dall'ambiente di Lorenzo, non si accetteranno offerte al ribasso. Intanto il campionato europeo di Giovanni Di Lorenzo è stato d'altissimo livello, tant'è che ci sarebbe anche l'Atletico di Madrid a sondare un po' le piste legate al nome di Lorenzo, perché insomma il calciatore ha caratteristiche che sono molto gradite a Simeone, ma mi viene da dire non solo a Simeone. Intanto De Laurentiis, ricorderete, la sua conferenza romana si era espresso a proposito della necessità di riaprire integralmente gli stadi ai tifosi. Oggi viene sostenuto ufficialmente dal presidente del Torino Cairo, che aggiunge sono una fonte di ricavo fondamentale, però c'è anche da monitorare qual è la situazione delle eventuali conseguenze Covid, proprio legate alla grande esultanza, alle feste di piazza, ai momenti gaudenti che hanno seguito la vittoria del campionato europeo da parte della nazionale italiana. E indiscrezioni anche per quanto riguarda il portiere. Perché a quanto pare Ospina, grande protagonista in Coppa America con la sua Colombia, è destinato a partire. Al suo posto potrebbe arrivare Sirigu, quindi occhi puntati anche sul portierone del Torino, che in nazionale ha svolto un po' il ruolo di chioccia, no? Di Donnarumma. E poi, a proposito del pallone d'oro, che dovrà essere assegnato per questo 2021, abbiamo provato a stuzzicare, no? Il vostro punto di vista sulle pagine social di Canale 8, a chi assegnereste il pallone d'oro? Io ieri in chiusura di programma ho anticipato quelle che sono le mie sensazioni. Potrebbe finire con Messi, che è quello anche più sponsorizzato, più seguito, inevitabilmente il campione più acclamato, che porta avanti da anni questo duello, questo testa a testa con Cristiano Ronaldo per l'assegnazione dei riconoscimenti più prestigiosi. È un po' come si assistesse, no, alla sfida tennistica tra Federer, Djokovic piuttosto che Rafa Nadal. E poi Jorginho Donnarumma, potrebbe essere così, però dovessi assegnarlo io, per me Jorginho lo meriterebbe assolutamente alla luce di questa stagione favolosa che difficilmente potrà essere ripetuta. Noi auguriamo a George di ripeterla, però vincere una Champions League, contribuire al piazzamento
importante in Premier con il suo Chelsea e poi soprattutto consacrarsi da uomo leader della nazionale italiana campione d'Europa è qualcosa di eccezionale, quindi anche per cambiare un attimino Jorginho rispetto alle gerarchie tradizionali, Jorginho meriterebbe secondo me il pallone d'oro. Voi che cosa ne pensate? Ultima cosa, prima di aprire le linee ai tifosi, sono costanti i contatti dello staff medico del Napoli con il Messico per il Chucky Lozano, che è stato vittima di quel bruttissimo infortunio che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, però dovrà essere monitorato. Lui spera di poter rientrare, di potercela fare prima dell'inizio del campionato, però insomma, vediamo, glielo auguriamo, non sarà cosa facile. Possiamo andare al telefono? Apriamo subito la serie dei nostri collegamenti. Buon pomeriggio, chi c'è in linea? Pronto, ciao Silver, sono Aurelio. Ciao Aurelio, benvenuto. Ben trovato, ci siamo sentiti pure ieri. Senti Silver, non per polemizzare, però io in questi due giorni ho sentito e letto sermoni terrificanti, critiche violente contro i tifosi inglesi che sì, non si sono comportati bene, soprattutto quando hanno fischiato l'inno nazionale italiano. Però questi nuovi Demostene che ora fanno filippiche non mi sembra che abbiano acceso i loro riflettori quando nel 1990 un intero stadio, lo Stadio Olimpico di Roma, fischiò l'inno argentino solo perché per odio nei confronti di Maradona. Non mi sembra che questi stessi signori abbiano avuto la sensibilità che questa volta hanno avuto nei nostri confronti. Ben inteso, io non intendo assolutamente difendere i tifosi inglesi, perché hanno sbagliato, è chiaro. Però, come si dice, due pesi, due misure, cioè quando le cose, sì, vabbè, ma in fondo che è successo, e poi quando si fa la critica gravosa, anzi greve, è odiosa. Questo volevo dire. Ok, ritorniamo Aurelio su uno degli altri. Che ne pensi? Mi sono già espresso ampiamente ieri sul fatto dei due pesi e due misure, è da sempre così, purtroppo, ahimè, ed è un discorso annoso che anche noi portiamo avanti, però, ecco, scrive Nicola, Aurelio, nemmeno la politica si è comportata bene, secondo te è giusto che lì vivano 250.000 italiani e vengano distanziati solo in 7.000? Vengano stanziati, messi a disposizione solo 7.000 biglietti per gli italiani, insomma è una considerazione che ci può stare, male nel 90, male nella finale di Wembley tra Italia e Inghilterra, senza girarci tanto attorno. Comunque, vabbè, Aurelio, io registro. Ma questi tromboni, ma ci sono sempre che danno fiato. Lo so, Aurelio, i moralisti o finti tali ci sono sempre. Sono a corrente alternata. È sempre così. È sempre così. È sempre così. Noi non condividiamo. Noi dobbiamo essere sempre attenti e dire sempre la verità, sempre. Come stanno le cose. Sempre. È la nostra missione. Ti ringrazio. Grazie a te Aurelio. Poi per quanto riguarda, questo è un discorso che va ampliato, non si può, non si dovrebbe discutere, ragionare e esprimere anche sentenze in base alle simpatie, anche quelle calcistiche. Ieri facevamo l'esempio della condanna mediatica che c'è stata da parte dei commentatori nostrani per le abitudini di Sterling, che spesso e volentieri va per terra. Scivola, va per terra e invoca il fallo, maestro di simulazione ma anche gran calciatore. Quegli stessi commentatori, quando sono vicini al microfono per raccontare il calcio italico, non vedono che Cuadrado ha abitudini molto simili a quelle di Sterling. E purtroppo
quello che dice Aurelio è sacrosanto, che bisognerebbe essere sempre oggettivi e obiettivi nel racconto dei fatti per non perdere credibilità agli occhi e soprattutto alle orecchie di chi ascolta in questo caso. Saluto Massimo Moccia. Nicola Finelli aggiunge: De Laurentiis vuole che giochino per quattro spiccioli sia Insigne che Di Lorenzo, invece di aumentare vuole che si abbassino l'ingaggio. Lui si prende la paga del calcio Napoli. Non è così, non è così, Nicola. Alla fine, allora, partiamo dal presupposto che chi fa impresa, in questo caso chi fa impresa portando i risultati, perché questo dovrebbe essere riconosciuto e accettato da tutti, è giusto anche che raccolga la sua parte. È un dato di fatto che un monte ingaggi che sfora i 150 milioni è qualcosa di insostenibile per una società che abbiamo più volte definito, perché così, a gestione familiare, e che non avrà il riverbero positivo dei soldini che arrivano dalla Champions League. Poi il discorso è stato chiaro, perché De Laurentiis non rinuncia alla Champions League, affida a Spalletti la missione di centrare questo obiettivo, che è l'unica cosa che può garantire la salvezza del club, poi dice: c'è da sanare i conti, da limitare il monte ingaggi, quindi la nostra politica cambierà. È giusto e auspicabile, dice lui, che i calciatori ne prendano atto, e potrebbe non bastare una sola partenza. Poi ognuno decide in base a, alla propria anche disponibilità, ed è giusto, perché si parla di professionisti del pallone, dello sport, e Lorenzo, ad esempio, Lorenzo Insigne è arrivato a 30 anni e di solito a 30 anni si firma il contratto più importante della carriera. Poi l'errore dove è stato fatto? L'errore, secondo me, e secondo noi, ne parliamo il lunedì, perché per un anno siamo andati avanti il lunedì sera rimarcando questo aspetto, e sarebbe stato più opportuno incontrarsi prima, per tempo, sapendo che Lorenzo va in scadenza nel 2022, per cercare un accordo, per cercare di dare continuità a quello che è il sogno stesso del ragazzo, di poter indossare il più a lungo possibile la maglia del Napoli e magari chiudere qui da capitano la sua carriera. Non si è fatto, correndo il rischio che poi si è materializzato di un europeo di altissimo livello da parte di Lorenzo e della nazionale. E ora le carte le dà Lorenzo. Mi sembra giusto. Gennaro Catrini: il pallone d'oro quest'anno per il suo europeo in crescendo non può che essere assegnato a Bernardeschi. Faccio una riflessione: Bernardeschi è un giocatore di grande personalità e lo ha dimostrato dal dischetto. Non crediamo che sia così facile presentarsi dagli 11 metri quando in palio ci sono una finale di campionato europeo, mi riferisco a Spagna-Italia, e un titolo. Avete visto Southgate cosa ha fatto nel finale di partita? Ha sostituito due calciatori sostanzialmente titolari, mandando dentro due ragazzi di grandi potenzialità ma molto giovani, bravi nel tiro dagli 11 metri. Ma probabilmente la statistica di uno era legata ad una finale di un campionato mondiale under, probabilmente. È cambiata anche un po' la dimensione e il peso del pallone. E alla fine è andata male all'Inghilterra. Quindi sì, Bernardeschi, non si faccia ironia gratuita su Bernardeschi, che merita secondo me grande rispetto come tutti gli altri, perché ha dimostrato di avere la personalità che serve in quei momenti. Fabrizio Randolo: i calciatori del Napoli come vanno a giocare con le loro nazionali? Si rompono, ma la società chi provvede a risarcire? Questa è una delle domande che si potrebbe fare al presidente De Laurentiis. Uno, quanto è stato forte il sospiro di sollievo che ha tirato dopo aver appreso che poi alla fine l'infortunio di Lozano sì era tremendo e abbastanza grave ma non gravissimo, e quanto si è incavolato? Questa potrebbe essere una domanda, perché insomma è argomento arcinoto, no? La posizione del club e del presidente del Napoli a proposito di queste convocazioni dei calciatori più o meno importanti, anche perché la competizione cui partecipa il Messico non è alla stregua per valore e per importanza dei campionati europei o della Coppa America. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Luigi. Ciao Luigi, benvenuto. Volevo parlare di questa faccenda di Lozano, no? Sì. Diciamo, ma è possibile che ogni volta che un giocatore del Napoli va fuori non viene proprio adesso mostro Lozano che si è fatto male, no? Diciamo, chi non paga il Messico le spese, le paga il Napoli, perché adesso questo qua quando rientra non si sa quando rientrerà. No,
E poi io dico un'altra cosa, io sto vedendo altre società che si stanno muovendo sul mercato, leggo i giornali, ma De Laurentiis, lui dice solo io voglio vincere, voglio andare in Europa League, voglio andare di là. Solo chiacchiere fa, lui solo chiacchiere, perché per adesso il Napoli non ha preso un giocatore. Siamo a quasi a metà di luglio, non sappiamo la squadra del Napoli come è fatta. Poi, non lo so, l'allenatore nuovo Spalletti si prenderà questa responsabilità? Non lo so. Non è che io voglio dire che farà la fine di Ancelotti, ma poco ci penso. Perché se Gattuso è ancora libero, per me era meglio che rimaneva Gattuso. Ho capito, Luigi, il tuo punto di vista. Questa è la situazione, perché se lui vuole sparagnare, vuole sparagnare e vuole andare in Coppa dei Campioni, lo sparagno non è guadagno, diciamo a Napoli. Va bene? Va bene, questo, Luigi, è il problema. Ti rispondo, caro Luigi, un abbraccio forte, ciao. Ciao, cioè, forza Italia. Sempre, grazie, grazie a Luigi, caro amico da Tripalda. Beh, in realtà tu dici, non sappiamo ad oggi che siamo a metà luglio qual è la squadra del Napoli. È la stessa dello scorso anno, identica, senza Isai che è passato, che si è accasato alla Lazio, senza Bakayoko che è tornato alla base. Però se non ha acquistato ancora o acquisito il cartellino di nessun calciatore, nessun altro è uscito. Quindi la squadra, Luigi, c'è. Poi esprimi favori per Gattuso, perché secondo me, perché hai forti perplessità, cioè hai più che perplessità il timore che si possa ripetere lo scenario di Ancelotti. Però ragazzi, ripeto quello che dicevo ieri, cioè la mia sensazione, Spalletti non è uno sprovveduto, ritorna al calcio dopo due stagioni in cui ha avuto modo di riflettere, di osservare, di guardare, ha osservato tantissimo il Napoli e ha espresso gradimento sul Napoli. Ci ha raccontato Spalletti nella conferenza stampa di presentazione una cosa bellissima, quella che è la sua curiosità. Lui dice: questa squadra ha grande valore, ha grandi qualità, non vedo l'ora di cominciare a lavorarci per capire se loro stessi, questi calciatori, hanno consapevolezza delle proprie potenzialità e dei margini di crescita. Questo che cosa lascia intendere? Che non è che Spalletti è arrivato qui bendato. Spalletti ha parlato con il presidente, hanno concordato una determinata strategia, hanno trovato l'intesa e sicuramente non si andrà verso una dismissione totale. Cerchiamo di non credere a tutto e di aspettare, osservare e poi valutare e tirare le somme. Enrico Borrelli, ma Sterling è l'equivalente di Cuadrado, solo che il primo è un tuffatore e il secondo invece è furbo. No, è tuffatore anche il secondo. Però qui non si critica Sterling piuttosto di Cuadrado. Siamo stati attirati da Aurelio, che nella prima telefonata diceva bisognerebbe non usare due pesi e due misure, ma essere sempre coerenti, come ad esempio nel commento delle vicende calcistiche. Ci sono prime pagine dei giornali italiani in cui si è assolutamente condannato l'atteggiamento dell'Inghilterra, dei tuffatori inglesi, di Sterling, in particolar modo dopo la semifinale contro la Danimarca, però poi andando a ritrovare la pagina medesima d'apertura dello stesso giornale, dopo Juventus-Inter, si esaltava Cuadrado. È questo che stride un po'. Non stiamo discutendo la qualità dei calciatori Sterling e Cuadrado, che hanno però questa propensione a lasciarsi andare, che sono furbi tutti e due, però alla maniera in cui si raccontano le cose, sì. Mino Divanni, Silver, secondo te si può ancora contare su Mertens fisicamente parlando? Io penso che sia in una fase decisamente discendente della sua carriera. Mino, anch'io ho la stessa sensazione, cioè non giriamoci attorno. Sì, il rendimento in termini numerici anche lo scorso anno è stato discretamente importante, però Mertens ha fatto fatica, non lo vedo più così anche cattivo, no? Agonisticamente cattivo e carico come qualche stagione fa, ma è naturale, è fisiologico, perché gli anni passano anche per il grande Dries e il suo ingaggio è importante, può darsi il Napoli ci pensi, però è un capitale della società, credo che onorerà
L'intenzione sia quella di fargli onorare il contratto fino alla fine, quindi un altro anno assolutamente per Dries Mertens, però la sensazione che sia in una fase calante, discendente del suo percorso, della sua carriera, sì, ce l'ho anch'io. Angelo Cardamone, perché il Napoli è lento a fare il mercato sia in uscita ma soprattutto in entrata? Angelo, però questo andava messo in preavviso, cioè questo aspetto qui non è solo del Napoli, ma è di tutti quanti, in primis perché c'era il campionato europeo e la Coppa America, quindi dovevi necessariamente attendere affinché qualcosa, ecco, e gli scenari si definissero. E poi lo stesso De Laurentiis ci aveva raccontato la situazione, no? Il Napoli deve valutare eventualmente le possibilità di far uscire calciatori e non la vedo neanche una cosa facile, perché se Fabian Ruiz era deputato ad uscire, De Laurentiis ne faceva e ne fa una richiesta prossima ai 50-60 milioni dalla quale non intende derogare, fa bene perché Fabian Ruiz è un capitale della società. Il campionato europeo non lo ha aiutato perché ha avuto soltanto pochi minuti che gli sono stati messi a disposizione da Luis Enrique con la Spagna, quindi quella cifra lì secondo me è irraggiungibile. Il discorso di Koulibaly è in scadenza 2023, il ragazzo avrebbe espresso la disponibilità ad onorare il contratto perché è legatissimo alla città, è legatissimo a Napoli e poi simbolo di questa rosa, però anche in quel caso lì per lasciarlo partire De Laurentiis aspetta una mega offerta, quindi è per questo anche che la situazione è così lenta a definirsi e rimane interlocutoria. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silver, sono Marco La Vulla. Caro Marco, come stai? In gran forma? No, tutto bene, perché per l'Italia che ha vinto l'Europeo, che ci ha regalato una grande soddisfazione, per me questo è stato più bello del Mondiale del 2006, perché abbiamo battuto Spagna, Inghilterra in casa loro e quindi proprio alla finale. Silvia, io ti volevo chiedere questo, da quando ho capito in questi ultimi giorni il campionato comincerà senza Mertens, e poi volevo sapere, prima che tu parlavi anche di calendari, quando verranno parati i calendari, però ti volevo fare due domande. La prima riguarda Belotti. Io non so se il Napoli è stato mai alla ricerca di questo giocatore, era interessato a questo giocatore, perché questo giocatore non è stato mai richiesto all'estero, o in qualche squadra che lotta per i vertici, è rimasto col Torino. Ma allora il Napoli, se non ha più cercato questo Belotti, era perché non era la prima scelta, forse non serviva al Napoli. La seconda cosa ti volevo dire, io sto in confusione totale, guarda. Mi devi credere, tra Sky, DAZN, perché poi c'è anche un altro gestore, Infinity, per le TV a pagamento per la trasmissione delle partite. Allora io ti volevo chiedere quante partite di Sky, quante DAZN, se l'Europa League chi la piglierà, e poi volevo fare un invito a tutti i telespettatori. Perché non seguire la partita in virtuale su Canale 8, che è più divertente, non costa niente, energia azzurra? Questa è un'ottima idea che io non posso che sponsorizzare, caro Marco. Ma perché no? Dai, siamo in due, dai! Devo dirti, Marco, che anch'io mi perdo tra i programmi, tra le idee di programmazione. Ma poi è più divertente, Silver, non costa niente. Che dobbiamo fare con Sky e DAZN, Silver? Che se è un casino, Silver? Va bene, Marco, hai altre curiosità o posso risponderti? No, ti volevo ricordare, se mi vuoi parlare di Mertens, il campionato incomincia certo. Senza Mertens, quando verranno parati i calendari, e poi quelle due domande su Belotti e poi su le TV a pagamento. Va bene, sulle grazie Napoli. Grazie Marco, grazie, ma sulle TV a pagamento non posso dirti altro anch'io, ti confesso che mi perdo tra gli appuntamenti che poi a breve avranno definizione, quindi li andremo a studiare necessariamente per ovvie ragioni, per poter avere visione delle partite più interessanti, gli argomenti legati all'attacco, perché è un tema che anche oggi i colleghi del Corriere dello Sport propongono. C'è una sorta di emergenza attacco, perché non dimentichiamo che a gennaio Osimhen andrà via per giocare la Coppa d'Africa, e chi rimarrà a disposizione? Rimarrà a disposizione Petagna e con lui naturalmente Mertens, però c'è anche il rischio di incominciare questo campionato, Marco, non solo senza Mertens, che proverà a fare di tutto per rientrare, ma sai, tra le 6 e le 8 settimane necessarie per recuperare dall'infortunio e per tornare a disposizione non sono poche,
E lo stesso problema ce l'ha Lozano dopo l'infortunio che ha subito con la maglia del Messico. Quindi una riflessione, ecco, il Napoli anche in quella zona di campo può farla. Tu parlavi di Belotti. Belotti è un gran... Guarda, vado anche contro la mia stessa simpatia calcistica. Belotti è un gran peccato che rimanga al Torino. Devo dirti che vederlo combattere così come fa, con il cuore immenso che ha, in una squadra che lo scorso anno lo ha praticamente abbandonato al suo destino, è un peccato mortale. Però, ecco, la bottega di Cairo è cara quasi quanto quella di De Laurentiis. Non è facile, se vuoi prendere Belotti devi andare lì e fare un'offerta da 50 milioni, credo. Il Napoli quei soldi per l'attaccante li ha spesi per Osimhen. Quindi questa è l'unica ragione. Poi se mi chiedi come mai sta al Toro, non te lo so dire perché anche club esteri più o meno importanti non si siano fatti sotto per prendere il Gallo. Lo meriterebbe sicuramente una vetrina più importante. Ancora al telefono, pronto? No, è caduta la linea. Intanto sì, Marco, ti rispondo sui calendari. Domani ci sarà la definizione del calendario di Serie A 2021-2022. Amerigo Pilicco scrive: io comunque resto dell'opinione che avremmo potuto avere Politano invece di Raspadori, inutilizzato. Sì, sono d'accordo con te. Politano meritava assolutamente, ci pensavo stamattina, di festeggiare con i 23, di essere nei 23 per la stagione molto importante che ha fatto. Luigi Cineflegrea scrive: purtroppo se i calciatori hanno delle pretese senza venire incontro alla società per i mancati ricavi causa Covid, la colpa è di quelle società che, pur essendo indebitate, vedi Juve, non badano a spese, ingaggi tipo Allegri con i suoi 10 milioni annui. Però ragazzi, Luigi, fai bene a metterlo in evidenza, ma la Juve è un'altra storia. Cioè la Juve in questo momento che è difficilissimo per tutti ha risolto aprendo la cassaforte di famiglia e tirando fuori dalla Exor 400 milioni per ricapitalizzare ancora una volta. Quindi i problemi non sono e non saranno mai della Juventus, i problemi sono di società come il Napoli, problemi anche per l'Inter, campione d'Italia, in una situazione che è quasi paradossale, perché negli anni in cui si parla della necessità di rispettare il fair play, poi in Italia c'è una società campione d'Italia con un buco di 150 milioni. Jerry Russo: Silver, la stampa parla di Emerson, ma mi sa che rimarremo con Goulam e Mario Rui anche quest'anno. Jerry, Emerson Palmieri è un giocatore forte, molto forte, che credo si sia fatto benissimo pubblicità nel campionato europeo, non certo per le fortune del Napoli, perché il Napoli è consapevole che per arrivare a questo giocatore dovrà vincere una concorrenza piuttosto importante. Su Goulam è ancora contratto, il povero Goulam. Mario Rui, atteniamoci alle parole di Mario Giuffredi, che proprio ieri raccontava di come si fosse un attimino allentato il ponte con il Galatasaray, perché Mario Rui chiede un ingaggio da 3 milioni e che è verosimile che rimanga al Napoli perché si è messo alle spalle le incomprensioni con Gattuso e vorrebbe misurarsi con il nuovo allenatore, con Spalletti. Resto dell'opinione, della convinzione che serva un esterno mancino titolare di quella fascia. Al telefono, pronto? Pronto Silver, buonasera. Ciao carissimo. Sono Romano da Napoli. Silver, senti, hai fatto un discorso sulla Juve, sulla ricapitalizzazione della Juve di 400 milioni. Sì. Però secondo me non si parla tanto di come è finito il campionato, cioè te ne hai parlato, però il discorso tende un pochettino a cadere su come è finito il campionato scorso. France Football, che è forse uno dei giornali di calcio più aggiornati d'Europa, quando ci fu l'episodio dell'Eurolega, la Superlega, sì, fece un servizio interessantissimo, me lo mandò il mio amico che vive a Parigi, sugli indebitamenti delle squadre di calcio europee, e la Juve aveva un deficit di 485 milioni. Dico 485 milioni. E sempre in questo stesso articolo di Frankfurt Football, tu sicuramente dal tuo punto di vista avrai l'opportunità di ritrovarlo, ove mai avessi voglia di fare questa ricerca, il bonus champion della Juve non era solo 50 milioni, che era il premio della UEFA, ma c'erano i bonus degli sponsor che arrivavano a 180 milioni. Sì,
Sì. Se la Juve non va in Champions, non prende 180 milioni. Esattamente. E 4,90 di debiti che c'ha, più un crollo previsto in borsa dai 300 ai 350 milioni, la Juve chiude battenti e fallisce. Sì. Perché John Elkann si è seccato di cacciare soldi dalla famiglia per far divertire. Giustissima analisi, Romano, e ti dico che lo ricordo bene quell'approfondimento di France Football. Ecco, voglio dire, allora io, credimi, io sono stato un modesto calciatore, di professionista, sono stato un modesto allenatore di terza categoria, diplomato a Covercià, ho fatto il primo corso di istruttore giovani calciatori sempre a Coverciano, ho una veneranda età di 77 anni, seguo il calcio, però improvvisamente dopo Napoli-Verona è finito il mio amore per il calcio, perché mi sono reso conto che è stato un biscottone fatto tra Napoli, Juve e Lega, perché se la Juve non va in Champions, la Juve si porta appresso Sampdoria, Udinese, Bologna, Parma che già è retrocesso e forse anche il Genova, cioè fallisce il calcio italiano, si rompe il giocattolo. E quindi quel Napoli-Verona, dove noi abbiamo sentito per tutto il campionato Gattuso urlare come un forsennato e tu lo vedi seduto dal primo all'ultimo minuto in panchina in silenzio, distratto, i giocatori del Napoli che non giocano, fanno gol per errore e prendono gol dopo un minuto, è un biscottone grave, fatto con la complicità del Napoli, perché secondo me De Laurentiis, che ha grandi meriti come presidente, perché ci ha fatto divertire per tanti anni, però pure lui si è adeguato al sistema, perché anche a lui conviene che si continui in questo modo, perché se finisce il calcio De Laurentiis ha finito di guadagnare, perché noi sappiamo che la società controllante sarebbe la Finmauro, ma è la controllata il Napoli, però la controllata c'è un bilancio di 4 volte superiore alla controllante, cioè voglio dire la società madre principale. Perciò io credo che il calcio in Italia dopo quel Napoli-Verona per me è finito, io non credo più in niente. Stanno pompando questo europeo per sì, la vittoria, tutto eccetera, eccetera, per cercare di ridare un poco di fiducia, di entusiasmo per rilanciare. Ma stiamo vedendo questo schifo degli abbonamenti, televisione, da zone, si stanno vendendo tutto. Io, scusami lo sfogo, però okay, credo che sia un'analisi fatta sui numeri e su quello che abbiamo visto tutti quanti. Ora chiedevo il conforto di un tuo parere. Ti faccio intanto i complimenti che ti stanno arrivando anche da altri amici che seguono. E Romano, ti saluto e ti rispondo naturalmente. Grazie per aver chiamato, per aver scelto noi. Ciao Silver, buon lavoro. Ciao. Grazie Romano. Ragazzi, purtroppo anche la scelta, secondo me, impopolare, poco felice, di un silenzio stampa oltranza che intendeva prorogare, distanziare il più possibile, risposte che poi non sono arrivate di fatto fino in fondo, e creano e lasciano spazio al retropensiero, a tanti dubbi e a qualche certezza, perché quella di Romano è una certezza. Non fosse andata in Champions League la Juventus, altro che 50 milioni, lì c'erano garantiti dagli sponsor quasi 200 milioni introitati dal club attraverso la Champions e poi dopo i 400 restanti dalla ricapitalizzazione via Exor. Se fallisce la Juventus, fallisce il calcio italiano. Si parla di scansarsi, di questa abitudine di scansarsi. Si parla delle plusvalenze più o meno fittizie, molte più fittizie. Si parla dell'amicizia, quasi, come si può dire, del corporativismo, no? Con società che ricordava, più piccole, che ricordava il nostro amico. Sarebbe un effetto a catena, una sorta di risico, no? Fallisce la Juventus, fallisce il calcio italiano. Vabbè. Sì, abbiamo la pubblicità, voglio prima leggere un paio di messaggi, ne stanno arrivando tantissimi e questo mi fa molto piacere, saluto l'ingegner Luigi Iaquinta e gli amici della Vera Rinascita che ci seguono sempre. Antonio Ambrosino, tiro a giro, è diventata la specialità di Lorenzo, gol pesantissimo, quello
portato, quello realizzato dal capitano del Napoli, che ha messo a tappeto i diavoli rossi del Belgio nei quarti di finale. Un vero e proprio regista offensivo, aumento di stipendio e rinnovo. Questa è la richiesta di Antonio per Lorenzo. Nicola Finelli, scusate, esempio Cavani come altri, hai pagato il calciatore 15 milioni, lo vendi 60, chi ci guadagna? Non fate questi ragionamenti, se si rompe è tutto un rischio sia per il giocatore che per il presidente. No, no, ti correggo. Dai 64 pagato per quella cifra dal Palermo, arrivato quando nessuno ci credeva, perché altrimenti non l'avrebbe preso il Napoli Cavani, no? Quindi il Napoli è stato bravissimo a crederci, bravissimo ad andarlo a prendere, accogliendo la richiesta di Zamparini, a valorizzarlo, a venderlo, perché il calciatore aveva esigenza ormai di cambiare aria, a 64 milioni, e da quei 64 milioni rimessi in circolo arrivarono quelli che forse hai dimenticato, Higuain, Albiol, Callejon, Mertens, Koulibaly, tutto il periodo aureo con firma in calcio di Rafa Benitez. Massimo Ranieri, ma è mai possibile che si deve iniziare la preparazione sempre senza la squadra al completo e sempre senza aver fatto un acquisto nuovo? Non è solo il Napoli che incomincia senza la squadra al completo, perché si è reduci dalle competizioni internazionali per nazionali, quindi i calciatori che sono stati impegnati vanno in vacanza e fanno almeno la prima fase del ritiro prestagione, lo saltano. Il mercato, sul mercato ho risposto prima, ci vogliono i tempi. Sempre tutto legato alla proroga che è necessaria, che è imposta dal campionato europeo, dalla Coppa America e da tutto quello che ne segue. Ci fermiamo, break pubblicitario. No, aspetta, questo lo devo leggere. Ruben Mendoza, buonasera Silver, secondo te chi è il favorito a Tokyo per la medaglia d'oro nei tuffi? Sterling, Cuadrado o Ronaldo? Secondo me un bel testa a testa tra Sterling e Cuadrado, eh? Bisognerà vedere chi arbitrerà. Ci fermiamo, break pubblicitario, poi ripartiamo. Ripartiamo, 18 e 13 minuti, siamo in diretta con Linea Calcio. Da dopodomani saremo in diretta con Linea Calcio, però da Di Maro. Quindi linee aperte ai nostri telespettatori e il racconto itinerante della Val di Sole, che è mia intenzione di mostrarvi il più possibile in tutta la sua bellezza. Quindi ci proveremo. E Angelo Cardamone scrive, iniziare il ritiro senza i big, come si fa a provare schemi ed altro? Si sapeva, Angelo, è sempre stato così, quando in programma ci sono competizioni internazionali per nazionali e il Napoli essendo forte, ecco ragazzi, vi serva come termometro, quanti nazionali non parteciperanno? Tanti, siate contenti perché il Napoli è una squadra di giocatori forti che hanno preso parte alle due kermesse, quindi campionati europei e Sud America. Nicola Finelli, ma Canale 8 dà a tutti gli iscritti a Canale 8 le magliette, vero Silver? No, però Nicola, possiamo attrezzarci. Mario, Marco, dalla regia, prendi nota. Magari ci mettiamo in proprio e creiamo una sorta di business per gratificare i nostri telespettatori più fedeli. Massimo Moccia, il presidente vuole vendere a caro prezzo e comprare a sottocosto, non si capisce. Io penso che non ci sarà un gran mercato, si farà fatica a piazzare qualche esubero o VIP, a meno che il presidente non abbassi le pretese. Staremo a vedere. Ernesto Iannone, Silver, ci sono novità per il terzino sinistro? No. Poi andando via Isai prenderemo un altro terzino destro. Ad oggi la coppia di destra è composta da Di Lorenzo e dal rientrante Malcuì. Massimo Tallarico. Tutti a criticare gli inglesi, ma qualcuno dimentica i fischi all'inno argentino, gli ululati a Koulibaly, i cori napoletani sul Vesuvio, le medaglie che si sono tolti i calciatori juventini nella finale di Coppa Italia con il Napoli. Fatevi un esame di coscienza, cari italiani, soprattutto direi io, come ha fatto Aurelio in apertura di programma, cerchiamo di essere un po' più obiettivi e coerenti e di sentenziare di meno. Felice, come stai? Ciao, benissimo Silver, siete sempre grandi. Bene, grazie. Vorrei rispondere a quell'amico prima che tu hai detto che il presidente si deve un po' ridimensionare. Sì. Ma perché non si ridimensionano i giocatori? Questi vogliono 5, 6, 7 milioni, ma stiamo scherzando. Il Napoli purtroppo questi siamo. Poi Cavani, 17 milioni pagato al Palermo, 64. Questo deve fare il presidente purtroppo. La Juventus
Silver, sì, quest'anno potevamo estrometterla, quella era già inguaiata. Ma tu immagini un po' che faceva la Coppa UEFA e la vinceva. La Juve, Silver, è un gioiello di famiglia, l'unica squadra che non sarà mai venduta. Non ne posso vedere, lo sai, sì. Però la famiglia Agnelli è un gioiello. Quindi più sotto vanno, più tirano i soldi. Tanto questi ne hanno, non siamo noi poverini che abbiamo il nostro presidente e teniamocelo caro. Che ne pensi? Ah, poi un'altra cosa. Sì. Vede lontano ADL. Ma tu hai visto lontano come hanno combinato? Ma ha rischiato, porca miseria. Ha rischiato, chi sì. Chi si paga a noi? Ha ragione il presidente. Ti sembra o no? E come no? Guarda lontano. Mo ci va 5-6 settimane. E poi dopo vedremo. Silver, scusami. Io vi voglio bene sempre. È sempre un piacere. Aspetto a Di Maro. È sempre un piacere. Ciao Felice, grazie. Ciao. Continua a seguirci. Grazie, grazie. Ruben Mendoza, con questa formula ci siamo mantenuti per 12 anni di fila in Europa. Il fatto è... De Laurentiis ha fatto un passaggio che ora proprio nella precisione probabilmente non riuscirò a riformularlo, ma il succo era questo. Provate a ricordarlo. In conferenza stampa a Roma ha detto... Dobbiamo essere bravi, dovremo essere bravi a comprare senza comprare, in attesa di vendere per comprare. Non so se avete capito. Cioè, bisognerà essere talmente bravi sul mercato a opzionare, a bloccare il calciatore che interessa, senza chiudere l'operazione, in attesa di vendere per poi avere la grana per andare a chiudere. E questo è un po' il senso del mercato che aspettiamo, no? Del Napoli. Gennaro Apuzzo, il grande Gennaro da Capri. Buonasera Silvio, ho sentito il signor Luigi di Atripalda, ma è un tifoso del Napoli? Sì, ci vediamo a Di Maro, sì, te lo confermo Gennaro. Raffaele Romano, al Napoli manca quello che la Juventus ha sempre fatto, geopolitica attraverso sue cellule in Rai, a Sky, a Mediaset, nella Gazzetta, nel Corriere ed altro. Ma per fare questo, che caro Raffaele, che in logiche politiche si chiama lottizzazione, bisogna essere potentissimi. Potentissimi come lo è la Juve e come non lo è il Napoli. Questo è un dato di fatto. Francesco Valenza, lo saluto. E poi Patrizia Dovere. Silver, attenzione alle critiche, ha ragione Aurelio, ho trovato il video del 2015 quando la Juventus perse la finale di Champions e dopo aver ricevuto la medaglia del secondo posto il caro Bonucci la sfilò immediatamente indignato e disgustato e con lui altri della squadra. Ma sì, ma infatti io non è bello perché non è un messaggio sportivo. Però da qui a condannare, a stigmatizzare esclusivamente i calciatori inglesi ce ne passa. Stefano Sibillo, a parte il denaro, manca soprattutto una società nei suoi ruoli fondamentali, ci sta togliendo l'entusiasmo e la passione grazie al suo modo di agire. Speriamo, Stefano, che ci si riesca a rimettere un po' d'amore anche nei rapporti, sintonia da ritrovare nei rapporti con la piazza e con la tifoseria. Saluto Mario Gessa, sì, andiamo a Di Maro, ci saremo, è già in diretta giovedì pomeriggio, caro Mario. Pietro Osvaldo Campana, la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare contro la Lega Inglese per quanto avvenuto prima, durante e dopo la partita con l'Italia. Saluti ad Anna Rita Rivelli e poi Salvatore Esposito, concordo in pieno sul fatto che il calcio è sempre più simile al wrestling, si parla del campionato italiano finto, ma anche l'europeo non è stato da meno. Che appeal avrebbe avuto una finale Italia-Danimarca, considerato il fatto che gli sponsor si vendono per la manifestazione successiva in base allo share precedente? Un abbraccio da Salvatore Esposito. No, Salvatore, non sono d'accordo, a me l'europeo è piaciuto tantissimo e mi è parsa una competizione vera, realistica anche nel risultato, nei risultati. Per la serie ha parlato il campo, quindi non c'è proprio il confronto con la Serie A italiana. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì. Sono Rosario da Casanzino. Ciao Rosario, benvenuto. È la prima volta che sto in comunicazione con voi, è stato un piacere, è stato. Anche per noi, ti ascolto. Senti, me,
vorrei sapere una cosa, prima hai detto che la Juve, se fallisce, fallisce tutto il calcio italiano, se non sbaglio. Noi siamo dipendenti della Juve, poi dobbiamo dare un po' di fiducia a Spalletti. Sì. Ha capito? E poi facciamolo lavorare, ragazzi, non diciamo quelle burghe, quelle malamente, quelle così e quelle così. Facciamoli lavorare, prendiamo piena fiducia e la ringrazio. Una buona serata e arrivederci. Grazie, grazie Rosario. Io la penso come te, ci vuole fiducia e soprattutto limitare il più possibile le sentenze quando non si conoscono le cose, quando le cose tecniche spetteranno a Spalletti, spetterà a Spalletti valutarle. Ad incominciare da Di Maro, quando rientreranno alla base tanti ragazzi che sono stati fuori, sono stati in giro, hanno indossato altre maglie, c'è Lobotka che è costato al Napoli 25 milioni e merita questo ragazzo di essere perlomeno visto prima di essere scaricato definitivamente. Poi siamo soltanto all'inizio, cioè giovedì sarà il primo giorno di lavoro, che diamine, aspettiamo, no? Napola Casaum, che è Luigi da Verona, scrive: buonasera, chi si sfila subito la medaglia del secondo posto non lo fa per chissà quale motivo, ma secondo me solo perché è deluso. Siamo esseri umani con sogni e ambizioni e quando si perde scotta, non ne facciamo un dramma. Hai ragione, l'importante è essere onesti e sportivi quando si gioca. Quello che succede durante le premiazioni è ininfluente. Ricordate la premiazione di Pechino, eh? Con il Napoli che disertò la premiazione per la Supercoppa infausta, che Mazzoleni distrusse, devastò, a favore del Napoli, è vero? A favore del Napoli. Fu antisportiva la decisione del Napoli. Ma chi la condannò e chi si sente di condannarla ancora oggi? Stelvio Carucci: ma vi rendete conto di quanti buchi il Napoli deve coprire? Servono 3 esterni difensivi, un centrale difensivo se va via Koulibaly addirittura 2, almeno un centrocampista e una punta centrale. Dove prendiamo i soldi? Questi danni fatti per la mancata Champions, per gli errori di Gattuso. Sei sempre molto critico, Stelvio, nei confronti di Gattuso. Massimo Ranieri: dopo Napoli-Verona sarà difficile riconquistare la fiducia dei tifosi, una ferita che purtroppo resta difficile da ricucire. Allen Strino: Allen, ma sei Nella? Ti chiami Nella perché so che sei una donna. Per curiosità, ecco, pensavo all'anagramma del tuo nome. E allora fa bene De Laurentiis, scrive che non lotta più e sta anche lui al sistema. Pensavo a quello che mi raccontava, che ci raccontava Valerio Fluido Celentano dagli States, da New York qualche giorno fa. Se sei da solo, anche perché per tutta una vita l'ho fatto e continuo a farlo, se sei da solo a combattere perché credi in qualcosa, ti trasformi in una sorta di Don Chisciotte, ma non cambi niente. Il tuo messaggio magari potrà essere anche destinato ai posteri o a chi ti vuol bene, però la sostanza dei fatti non cambia. Poi si entra nella moralità delle cose, ma non giudico, non vado oltre. Silvio Scotto Pagliara: un saluto e buona serata, finalmente si corre, speriamo in bene per tutto. Domenico Razzano: basta con la storia del Verona e dei complotti, se pensate tutti che il presidente pensa solo ai soldi, come fate a sostenere che volutamente voleva non vincere con il Verona? Quadrado: per distacco vince le Olimpiadi a Tokyo per i tuffi, scrive Sergio. Luigi Petricelli: dopo gli infortuni di Lozano e Mertens, Spalletti non chiederà un'altra punta, penso che dopo Casteldisangro sapremo che forza avrà questa rosa. E ancora Silvio: Silver, ti ricordi il campionato di cross al Lago d'Averno con Schiano e tu inviato di Sport Italia? Comunque le gare su strada, a breve si corre, team stufe di Nerone, il podismo è vivo, il podismo è vivo. E in chiusura di trasmissione vi proporremo anche un servizio che abbiamo realizzato in un istituto comprensivo statale, perché siamo stati invitati a realizzare immagini, a realizzare questo servizio, perché i protagonisti sono i bambini e quando i bambini hanno gli occhi che sorridono perché immersi nel patrimonio immenso che ti consegna lo sport attraverso l'educazione, e l'idea raccolta dal gruppo docenti è qualcosa di eccezionale. Siamo stati a Teano dello storico incontro, ma ve ne renderemo conto in chiusura di programma. Alessandro Di Maiolo: Silver, secondo te ad Insigne a 30 anni non conviene andare via e chiudere la carriera da vincente? Perché secondo te, Alessandro,
Lorenzo non crede di essere vincente solo per il fatto di indossare la maglia azzurra e la fascia di capitano del Napoli? Secondo me sì. Secondo me sì. In cuor suo Lorenzo già sente di essere un vincente. È come dargli torto. Aldo Milone, l'analisi di Romano può essere anche condivisa, però non sono convinto che la Juve sarebbe fallita. Allora perché in Europa non vince da un secolo? E poi quando fu retrocessa in Serie B, allora gli sponsor mica garantirono gli stessi soldi, ma comunque gliene diedero. Stelvio Carucci, per me i giocatori insostituibili sono Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Demme, Osimhen e Insigne, gli altri tutti sostituibili. Che ne pensa Italia Mele che è in collegamento? Ciao Ida! Ciao Silver, buon pomeriggio a te e a tutti i carissimi telespettatori. Ben trovata. C'è un elenco di insostituibili secondo te? Dal mio punto di vista o dal punto di vista della società sportiva calcio? No, dal punto di vista di Aurelio a offerte congrue, no. No. Nessuno è incedibile per il Napoli in questo momento. Il problema è che non ci saranno offerte congrue. Leggevo prima che il Barcellona ha messo sul mercato Griezmann e Dembélé per cercare di recuperare i soldi per rinnovare il contratto a Messi, quindi insomma questo dà la piena consapevolezza di quanto la situazione sia complicata per tutti. Quindi ripeto, dal mio punto di vista vi posso fare un elenco che sarà molto anche lungo, dal punto di vista del Napoli non lo so, però io partirei con una notizia. Perché a meno di appunto novità dell'ultimo momento, nel prossimo ritiro, che ormai sta proprio per partire, a differenza di quanto è accaduto negli anni precedenti, non dovrebbero essere aggregati i ragazzi della primavera del Napoli. Tranne i portieri, che mi sembrano anche obbligatori, no? Considerando che né Meretta né Ospina saranno disponibili, parte quindi i tre portieri, nessuno dei ragazzi della primavera dovrebbe arrivare a Di Maro con la prima squadra, e questo evidentemente perché l'allenatore preferisce lavorare in un'altra maniera, con i calciatori che rientreranno dai prestiti e soprattutto con quelli che lui ritiene poi possano essere presi in considerazione per un eventuale utilizzo. Quindi insomma mi sembra che questa sia una notizia che rappresenta un po' un punto di rottura rispetto a quello che è accaduto negli ultimi anni. Poi ogni allenatore ha le sue preferenze, evidentemente Spalletti preferisce fare così. Bene, bene, sì, questa è una notizia importante. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Silvia, buonasera, Francesco da Torre del Greco. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao, ciao, un abbraccio a te, un abbraccio alla giornalista Mele. Allora, senti, grazie. Prima di parlare del nostro Napoli, allora, domenica abbiamo vissuto una giornata piena di adrenalina, prima con Berrettini, sfortunatamente ha incontrato ancora un mostro sacro del tennis, ma non è andata bene. E poi la sera la nostra nazionale ci ha fatto un grosso regalo. I due ragazzi napoletani, Insigne e Di Lorenzo, hanno fatto un grande europeo, ma non dimentichiamo il signore che ha 37 anni, il signor Chiellini, il signor Bonucci, hanno fatto un europeo da mostri, veramente da mostri. Ecco qual è la differenza. A volte se i tifosi del Napoli, che sono anche io, siamo diventati molto critici. Prima non eravamo così. Saranno forse gli anni dei social, perché io seguo il Napoli che ho 54 anni, quindi adesso ogni minima cosa siamo sempre critici. Ci facciamo i tifosi, ragazzi. Comunque noi non abbiamo vinto mai nulla. Se qua non arrivava l'extraterrestre, secondo me i due scudetti neanche li vincevamo. Quindi già siamo stati fortunati ad avere un calciatore del genere. L'importante, nessuno è incedibile, l'importante è che se si cede un giocatore importante e si pigliano dei soldi importanti, si sappiano investire. Tipo come fa la signora Juve quando ha venduto Zidane, quando ha venduto il signor Pogba, che ha preso 120 milioni di euro dal Real Madrid e altri 100 milioni dal Manchester United. Ha comprato 3-4 calciatori e ha saputo gestire la situazione. Questo deve fare il Napoli. Se deve vendere i calciatori, anche il signor Lorenzo Insigne, e lo vende bene, o Koulibaly e lo vende bene, va bene, perché sono calciatori. Se giocano nel Napoli possono giocare anche con un'altra squadra. L'importante è avere delle idee giuste, perché Napoli è andato avanti con il signor Sarri con le idee giuste,
perché poi quando ha fatto il passo più lungo della gamba abbiamo visto che cosa è successo. Siamo arrivati a degli ingaggi da 110, 120 milioni di euro e questa società credo che non riesce a sopportarli, perché è una società che automaticamente non è una Juve, non è un Inter, non è un Milan, si autogestisce e quindi avere tutto questo patrimonio di ingaggi è praticamente impossibile, credo, per il calcio Napoli, a meno che non subentrino persone esterne, tipo grandissimi sponsor che ti possono dare una mano, ma credo che questo non succederà, non accadrà. Spero che quest'anno Napoli farà una buona squadra, dopo dirci divertire, poi se vinciamo, se ripetiamo secondi, terzi e quarti, va bene così, l'importante è stare sempre lì e dare fastidio e poterci divertire. Forza Napoli, ciao Silvio, buona serata. Ciao Francesco, grazie. Intanto vedo dagli scatti di Sonia Mosca, della cara amica Sonia Mosca, che già diluvia Di Maro, bene, ottimo. Bene. Visto, ottimo anche e soprattutto alla luce del fatto che noi saremo in onda in maniera davvero itinerante per raccontare la Val di Sole il più possibile vicini al campo con Linea Calcio. A proposito, ma tu? Ida? Ma io? Vediamo. Faccio una sorpresa. Mi tieni sempre così in suspense. Va bene. La vita è fatta di suspense. Volevo soltanto aggiungere una cosa. Cioè, è bello il passaggio su squadretta, Squadretta no, speriamo di no ragazzi, alla squadretta ormai abbiamo perso l'abitudine da molti anni per fortuna. Volevo aggiungere una cosa, si parla sempre della faccenda del monte ingaggi e effettivamente in questo momento il monte ingaggi del Napoli è sperequato rispetto al fatturato, però va fatto un piccolissimo passo indietro. Quando il Napoli ha acquisito determinati calciatori e soprattutto poi ha deciso di tenerli anche per scelte fatte su allenatori che giustamente volevano che rimanessero alcuni calciatori anche a fronte di grosse offerte, mi riferisco chiaramente ad Ancelotti ad esempio, c'era però una prospettiva di cessione, nel senso che il Napoli ha acquisito questi calciatori perché comunque nella possibilità di venderli avrebbe fatto delle plusvalenze importanti. Che cosa è successo? Che il Covid ha rotto tutti i piani, perché non soltanto ha diminuito gli incassi, ma ha anche impedito le cessioni che sarebbero state estremamente importanti e molto ricche per le casse del Napoli. E quindi il fatto che si era saliti tanto con il monte ingaggi non è stato un momento di follia o di così grande ottimismo soltanto come, scusate, lo aveva raccontato anche il presidente De Laurentiis, ma comunque fa parte delle strategie societarie. Poi accade l'imprevedibile, l'imponderabile, e quindi lì poi va rimesso tutto quanto in discussione. Giusto per essere sempre precisi, perché so che ai nostri telespettatori piace poi avere le cose insomma chiarite bene. Sì, sono d'accordo con te. Poi a quanti scrivono, ma è mai possibile si incomincia senza avere una squadra e poi perché non si fanno acquisti? Ragazzi, ma è anche la stagione, l'ho ripetuto e lo faccio fino alla noia, dei campionati europei, della Coppa America, di tutte le dinamiche che ci sono correlate. E poi un telespettatore diceva in apertura, ma come? Ah, Luigi da Tripalda, non sappiamo ancora la squadra com'è fatta, come era l'anno scorso, ad eccezione di Isai, di Maximovic, di Bakayoko, forse, di Bakayoko, la squadra è quella, anzi, dovesse rimanere quella, altro che squadretta, secondo me, altro che squadretta. Vabbè, andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì. Silver, buonasera. Buonasera. Sono Gennaro da Capri. Caro Gennaro, ciao, come stai? Ciao, sto bene, Silver. Ti volevo dire così, ma tu trasmetti dal cinema a Di Maro? Non dal teatro quest'anno, non dal teatro, ma... Da dove? Vabbè, sai che la Val di Sole è molto grande, in prossimità del terreno di gioco, del campo. Poi ho capito. Poi ora apprendo che piove, che diluvia, quindi saremo pronti. Vabbè, ma io mi porto l'ombrello. E tu? Sì, però ma, devi... c'è anche la signora Mele. Eccola qui, sì. No, ma là Di Maro c'è anche lei. Sai, le dive si fanno perché attendere. Perché io gli devo portare un regalino alla signora. Ah. Grazie. Giovedì mattina sto a Di Maro. Bene, e anche io.
e ci vediamo lì. Certo, assolutamente, appuntamento immancabile. Sempre Forza Napoli, ci vediamo tutti insieme alla Di Mare. Grazie, Gennaro. Alla signora Meva le devo portare un bel regalo. Scusami, Gennaro, mi faccio anche un po' i fatti tuoi, ma Don Franco da Sorrento ci sarà? Sì, siamo io e Franco. Ah, vabbè. L'unica cosa è che non siamo nell'albergo di Mare. Ah, peccato. È peccato, sì, anche per me, però non ci siamo messi d'accordo con la signora. Ho capito. Va bene. Vabbè, ma noi ci vediamo sempre. Certo, sì, certo. A fare colazione ti vengo a trovare. Ti ringrazio molto, Gennaro. Un abbraccio forte. Forza Napoli. Ciao. Sempre. Ciao. Buonasera. Ciao. Per rendere un po' l'idea, a quanti ci seguono, Gennaro e Don Franco sono come Gianni e Pinotto. Ricordate questo cartone animato stupendo con Pinotto che era un po' più alto e Gianni che era piccolino. No, tutto il contrario. Allora, Gianni era un po' più alto e Pinotto era Gianni, Pinotto, vabbè, non interessa a nessuno. Detto questo, cara Italia, certo che facendo due conti serviranno 6-8 settimane a Dries Mertens. Lozano rischia di arrivare sotto l'inizio del campionato. Per l'attacco qualche pensierino, secondo me... No, non credo. No? Allora Silver, allora credo innanzitutto che la faccenda di Lozano sia sinceramente molto ridimensionabile, almeno ovviamente c'è bisogno che ci siano degli ulteriori accertamenti di tipo neurologico, però per quello che per gli esami strumentali che ha effettuato il trauma orbitale, quindi insomma intorno all'occhio, non è di tipo commotivo e quindi già questo rappresenta un importante passo avanti. La cicatrice, la ferita per carità è brutta, non deve ritornare ad allenarsi domani, ma d'altra parte aveva diritto alle ferie se avesse terminato la coppa che stava giocando con il Messico, quindi io credo che più o meno non ci sarà molta differenza rispetto a quello che erano i programmi originali. Su Mertens, che devo dirti, evidentemente l'operazione era stata programmata, nel senso che si è verificato che era inutile procrastinarla ed era meglio approfittare di questa sosta. Probabilmente non ce la farà proprio per la prima di campionato, ma forse per dopo la sosta, insomma vediamo, i tempi possono essere più lunghi, però io onestamente non ne farei una questione così drammatica in questo momento. Poi credo che sinceramente il Napoli non intervenga sul mercato a meno che non ci siano appunto degli spostamenti tipo una cessione di Petagna con l'ingresso di un altro giovane, ma che vengano acquisiti ulteriori calciatori no, perché non credo che il Napoli possa permettersi questo in questo determinato momento. Più che altro vorrei aggiungere, quando si giocano queste partite internazionali, soprattutto con squadre non all'altezza, mi perdoneranno gli amici di Trinidad e Tobago, ma possono accadere degli incidenti, certo, del genere, perché certo. C'è l'inesperienza, accade purtroppo sempre, può accadere a chiunque e in qualsiasi momento, lo sappiamo, per carità, siamo sotto al cielo, però quando poi giochi contro avversari che non hanno la tua esperienza, c'è quella veemenza agonistica che non riescono a controllare, che spesso fa guai. E a Lozano dobbiamo dire è andata anche bene, per come molto, si poteva è andata di lusso. Complicare. E allora prima della pubblicità avevo pensato, no, di fare, ce ne fosse l'opportunità, questa domanda al presidente. Presidente, ma quanto è stato grande il sospiro di sollievo che ha tirato dopo aver appreso dell'entità, per fortuna non gravissima per quanto brutto, dell'infortunio di Lozano, e quanto si è arrabbiato? Tanto. Secondo te la reazione? Si è arrabbiato tantissimo. Io poi vorrei andare un po' oltre, anche sulla faccenda della Coppa d'Africa. Io credo che i calciatori che vengono a giocare in Europa dovrebbero mettere in conto l'idea di non giocare la Coppa d'Africa. Lo dico sinceramente, sarebbe stato uguale se fosse stata la Coppa America che si giocava nella stagione del campionato in corso. Questi calciatori fanno una scelta di vita che è estremamente remunerativa per loro e di grande prestigio, decidono di lasciare il loro paese per venire a giocare in Europa. Sinceramente non dovrebbero lasciare club nel pieno della stagione per andare a giocare con le proprie nazionali una competizione che obbligatoriamente si gioca d'inverno. Io lo devo dire questa cosa perché ne sono profondamente convinta, e così e varrebbe per qualsiasi altro paese o continente al mondo, non ci sta niente di retropensiero, è proprio un fatto secondo me assurdo che dei club che pagano dei calciatori
tanti soldi li debbano perdere nel meglio della stagione perché c'è la Coppa d'Africa, e secondo me non va bene. Vabbè, se ne può discutere, perché puoi immaginare, partirebbe ed è gradita una discussione, magari ve lo chiediamo, partecipate, ora abbiamo la pubblicità e poi rientriamo in diretta. Anzi no, c'è un amico al telefono, lo voglio per una forma di cortesia salutare, non vorrei fare come il principe inglese che è andato via alla chetichella senza salutare nessuno, alla chetichella senza salutare Mattarella e anche rima. Fa pure rima. Pronto? Pronto, ciao. Umberto, scusami, sì. Ti chiedo 2 minuti d'attesa, pubblicità e ripartiamo da te. Certo. Grazie, gentilissimo, break. Eccoci, rientriamo in diretta, 18:46 minuti, siamo con Italia Mele in diretta Skype, ma andiamo al telefono. Pronto? Pronto, ciao. Eccoci, ciao. Umberto, ciao. Sì, un saluto a te, alla tua ospite, alla tua giornalista collega. Senti, allora io mi volevo un po' collegare a quello che tu hai detto all'altro ascoltatore su Insigne, che hai detto Insigne dovrebbe essere già contento di vestire la maglia azzurra e di non andare in un'altra squadra vincente, ti ricordi quello che ho detto prima? Allora, io vorrei dire questo, Insigne è vero che il monte ingaggi del Napoli si è abbassato, è vero che, come diceva la tua collega, che alcune squadre come Barcellona ha messo in vendita Griezmann per dire perché per pagare gli altri stipendi e tutto, però se la Francia avesse vinto un europeo, per esempio, con Griezmann, avere un campione d'Europa che non vuoi trattenere, per me veramente impensabile, quando poi Insigne ha uno stipendio veramente molto basso rispetto ad anche ad altri. Allora io quello dico io, nessuna squadra credo possa dire no, io non voglio rinnovare, ma pure di un milione in più di euro, però un calciatore che ha vinto un campionato europeo. Ragazzi, io credo che se andiamo anche a squadre come Barcellona, Juventus, Inter, cioè, non venderanno mai, credo, i loro, cioè, i ragazzi che hanno vinto un campionato europeo, come se avessero vinto anche un campionato mondiale, appena freschi freschi. Quindi si dovrebbe, De Laurentiis dovrebbe fare lo sforzo per equiparare almeno i stipendi tra quello di Koulibaly e quello di Insigne, perché Koulibaly è vero, ha uno stipendio alto, però diciamo sulla carta Insigne oggi vale molto di più, anche perché ha un curriculum anche un pochino più alto. Io questo dico io. Quindi la storia di Insigne per me è che De Laurentiis e altri, lo so che il problema è che il monte ingaggio è molto difficile, perché bisognerebbe a tutti ridurre l'ingaggio, però parliamo di gente che ha fatto un qualcosa di speciale. Quello speciale, cioè di vincere un campionato europeo molto faticoso, è fatto veramente bene, perché secondo me Insigne, Di Lorenzo e Meret non ha giocato, però hanno fatto un campionato europeo così come hanno, bellissimo, come hanno fatto anche gli altri. Quindi questo dico io, anche livellare per il curriculum che ha avuto e per lo sforzo e per la vittoria del campionato europeo a Insigne di trattenerlo a tutti i costi. Sì. E io sono d'accordo con quello che dici. Sentiamo Italia. Grazie. Io sono grazie a lei. Io sono d'accordissimo. Io credo che nella vita poi bisogna fare delle scelte sempre, e queste scelte, per quanto possano essere complicate poi nella gestione, devono essere coerenti con le proprie idee. Il calcio non è soltanto un business. Non può essere trattato e non potrà mai essere trattato come un'azienda uguale alle altre, dove i costi vengono tagliati attraverso degli interventi mirati di tipo chirurgico, che poi portano al raggiungimento dell'obiettivo finale. Io credo che nel calcio c'è un aspetto emotivo, un aspetto passionale, un aspetto che va oltre il mero business, che è troppo predominante rispetto a tutto il resto per poter essere eliminato e non preso in considerazione. Io credo che cedere Lorenzo Insigne a seguito di un mancato rinnovo, quindi con la possibilità di perderlo tra un anno a zero, rappresenti una macchia in quella che è la storia di questa società, che tra tante polemiche, anche tante
discussioni, insomma anche tante chiacchiere a volte evitabilissime da parte proprio dei protagonisti, in realtà poi sta lasciando il segno. C'è un gran patrimonio che va preservato e si preserva in tanti modi, anche dando dei segnali come questi. Poi è vero, come diceva il telespettatore, il problema non è soltanto Lorenzo Insigne, il problema è che poi anche gli altri devono essere livellati, però non siamo tutti uguali. Io credo che la vera democrazia e la vera giustizia non sia far fare a tutti tutto, perché non siamo tutti in grado di fare tutto, ma far fare a ognuno quello che riesce a fare meglio, mettendone la possibilità di poterlo fare. E quindi, secondo me, un po' di differenza ci deve essere. Io credo che alla fine resteranno insieme il Napoli e Lorenzo Insigne. Però se così non fosse, sarebbe qualcosa che secondo me lascerebbe un segno negativo al di là proprio del calciatore, come idea, che non sarebbe una macchia nella storia del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Andiamo ancora al telefono, pronto? Ciao Silver, sono Pasquale. Caro Pasquale, benvenuto, ciao. Ben trovato, siamo sempre qui, generalmente sì. non siamo mai due giorni di seguito, però sì. Italia ha dato una notizia secondo me importantissima, che andrebbe stigmatizzata, commentata, non dico criticata, perché non... Guarda, il fatto che nessun ragazzo della primavera sia aggregato alla prima squadra, a meno che non siano ragazzi minorenni, e allora io alzo la mano, perché in periodo di Covid, vabbè, voglio dire, è una bella responsabilità portarsi un 16enne, un 17enne. No, ma sono tesserati, non vuol dire niente, sono tesserati. Tu puoi essere tesserato anche a 14 anni, se sei tesserato, se sei tesserato e sei sotto l'egida della responsabilità della società di appartenenza. È una scelta. Quindi l'allenatore preferisce fare diversamente. Quindi escludiamo una motivazione sanitaria, diciamo. Pronto? Sì. Non so se mi sì. Benissimo. No, quindi benissimo. Italia mi esclude una motivazione sanitaria, tra virgolette, che a mio modesto parere era l'unico che sarei riuscito ad accettare. Boh, cos'è una ripicca? Un risparmio, un taglio? No, è una scelta, è una scelta. L'allenatore preferisce non lavorare con i calciatori della primavera. Scusa, è una scelta che va criticata e va stigmatizzata, perché non esiste. I ragazzi crescono vicino ai campioni, i ragazzi crescono vicino a Insigne, vicino a Mertens, così come crescono vicino a Dybala, vicino a Lukaku. È una cosa che, guarda, io non mi permetto mai di criticare il lavoro vostro dei giornalisti, ma secondo me dovreste, perché se non lo fate voi, noi lo possiamo fare solo grazie a Silver, ma questa è una cosa che è gravissima, oppure chiedere ufficialmente spiegazione di questa cosa, che non vi daranno mai, però almeno chiederla, perché secondo me, guarda, abbiamo toccato il fondo, abbiamo come società, perché come si fa a non portarti da casa, anche per premiare, sono stati promossi, non mi sbaglio, nella Serie A della primavera, sì. Perché l'anno scorso erano in Serie B e se non erro, non vorrei sbagliare, quest'anno sono stati promossi, quindi dagli un premio a questi ragazzi, portali 10 giorni in ritiro, ma fatti pagare anche il vitto e l'alloggio, ma portateli con te, guarda. Io non lo so, a me mi cadono le braccia di fronte a queste scelte inspiegabili, perché si tratta di poche migliaia di euro, che è una cosa economica. Ma non penso sia un problema economico, è un problema di scelta, allora è un problema di dare scelta tecnica. Mi dare una preferiscono vedere altri calciatori, poi magari nel corso della stagione lavoreranno di più insieme. Questo ovviamente noi non possiamo dire che non sarà così. Il fatto che non vadano in ritiro potrebbe, ma ovviamente siamo nel campo delle interpretazioni e delle illazioni. Poi Silver chiaramente dirà anche lui quello che pensa. Io ho dato la notizia perché il giornalista, prima cosa che dovrebbe fare è dare la notizia. Hai fatto poi, anzi, mi complimento perché sei la prima successivamente. Volevo soltanto concludere dicendo che secondo me è una scelta fatta dallo staff tecnico, perché evidentemente essendo arrivato appena adesso in una nuova società vuole valutare, come tra l'altro era stato anche anticipato, in maniera attenta tutti i calciatori che rientrano a Napoli dai vari prestiti.
Allora, quando c'hai 30 non calciatori non ci stanno neanche i nazionali. Quando ne hai 22, 23 è più facile guardarli. Potrebbe essere questa la motivazione. Capisco il tuo, però non ci stanno neanche i nazionali, non ci stanno neanche i nazionali, proprio per fare numero. Mai come in questo caso andavano portati i ragazzi. Scusate, ma io la penso così. No, ma ci sta assolutamente. Certo. Ma no, assolutamente. Vabbè, Pasquale, okay. Ti saluto. Ciao Silver, a presto. Grazie. Questione di scelte, assolutamente. E non è, Pasquale diceva, no, ma anche se voi chiedete spiegazioni non vi saranno date risposte. Non è vero, assolutamente. Si fa la domanda e si riceve tranquillamente risposta. Ma per carità, non è quello il problema. 081-554-9988 per intervenire in diretta al telefono. Sai che venerdì sera c'è subito una conferenza stampa alle 21.15? Sì, sì. C'è la conferenza stampa nel solito centro di Folgarida con il mister e poi vedremo chi parlerà. E ovviamente ci sarai tu a coordinare, immagino. Ci saremo, aspettiamo, vediamo. Sicuramente ci saremo per Canale 8 in diretta. Quindi... Per vedere che cosa dirà. E magari, una cosa simpatica, carina, per insomma, drammatizzare un po'. Ho visto una foto pubblicata sul suo profilo Instagram di Tommaso Starace con la famosa pettorina, che ormai è diventata la famosa già famigerata. Ed è carinissimo, no? Poi indossata da Tommaso ha tutto un altro sapore. Veramente la pettorina che doveva essere scoperta di Maro e che invece per colpa mia è stata scoperta alla presentazione di... E sei stata bravissima a tirar fuori la notizia. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, sono Giancarlo. Ciao Giancarlo, benvenuto. Bentrovati, e Italia anche a te, bentrovata. Grazie. Allora, prima di tutto voglio fare un ricordo storico. Sì. Biscotto, il termine usato per indicare una truffa sportiva, è stato imposto da un po' dalla RAI, dagli uomini RAI, una decina, una ventina d'anni fa. Il vero nome, il vero detto è pastetta. Sì. Che si usava dal mondo ittico, proviene la pastetta. E la pastetta poi è stata nobilitata dai grandi giornalisti RAI in biscotto. La pastetta consisteva in una miscela che si metteva appunto nell'alimento del cavallo, no? Si faceva questo grumo di droga e si dava al cavallo, e per farlo andare più forte, per farlo andare più piano, e si diceva hanno fatto la pastetta. Poi dopo la pastetta è stata nobilitata in biscotto, quindi io per me ti consiglio dici pastetta, che è sempre bello dire le cose come stanno. Sì. Hanno fatto la pastetta, adesso questo è il detto. Poi dopo la talpa sta uscendo, si disse Jolly Carrey è la fine di questo campionato, la talpa sta uscendo, che purtroppo è un talpone della partita Napoli-Verona, perché io gli disse che era Jolly Carrey il regista di quella partita e non erano altri. Poi voglio dirti un'altra cosa, mi complimento sempre con la lealtà d'Italia quando dice affronti i problemi, lei li butta fuori con molta precisione. Il fatto di non portare i giovani, sono d'accordo, è una cosa sbagliata, perché i giovani si devono portare, però se c'è confusione l'allenatore deve conoscere i giocatori sui quali puntare per il campionato, ha bisogno di più tempo e quindi anche per non distrarsi, anche per non mortificarli poi tenendoli lontani dai momenti decisivi. E per questo insomma condivido Italia, che è una decisione presa e ci si deve adattare. E poi volevo segnalare una cosa: il Napoli percepirà una bella cifretta dalla UEFA, perché quando loro danno il nostro presidente, da me sempre apprezzato, mai contestato, mi devi essere testimone, ogni giocatore pare che piglia una cifra il Napoli per ogni giocatore che ha fatto il campionato europeo. La UEFA dà i soldi per i giocatori impegnati nelle 32 nazionali che hanno partecipato alla kermesse
sì. Quest'estate. Quindi, però, è chiaro, dopo quando capita l'incidente uno si paga la situazione. Insomma, penso che non è una cosa così mortificante. E vedi il rilancio che ha avuto il calcio mortificato da tutti gli andazzi che abbiamo in Italia, il rilancio a livello di immagine per le prestazioni, soprattutto dei tre napoletani, Castellammare, Fragola, Frattamaggiore e Torre Annunziata. Tre napoletani in squadra, si vince con tre napoletani. Noi per adesso ne teniamo uno solo. Sì. E quindi per vincere ci vogliono più napoletani. Questo ti volevo ricordare, quindi aspetta. Va bene, va bene. Giancarlo, ti ringrazio e ti saluto. Ciao. Stati buono, bello, ciao. Ciao, ciao, grazie. Giancarlo vorrebbe più napoletani in rosa, in squadra. Non è più come... Ha fatto la differenza. Sì, non è come ai tempi di Maradona comunque. No. Alla fine vedi un po' anche le tendenze dei settori giovanili. Anche sul settore giovanile, piaccia o no, De Laurentiis ancora una volta ha espresso la sua convinzione, no? Nella conferenza romana. Quindi la situazione è questa. La situazione è questa. Intanto, Giancarlo, se puoi sistemare la cornetta del telefono, perché hai momentaneamente neutralizzato le nostre linee e abbiamo ancora da vivere insieme complessivamente una ventina di minuti dopo il break pubblicitario, quindi la linea telefonica ci serve. E vabbè, Ita, ormai ci siamo. Partenza prossima, domani il Napoli si ritrova a Castelvolturno, giovedì mattina si parte alla volta del Trentino, arrivo previsto attorno alle 13:15, 13:30, no? Come ormai d'abitudine per... In aereo fino a Verona. Ricordiamo, no? Fino a Verona e poi in autobus lungo quei tornanti che sono bellissimi, devo dire. È sempre emozionanti da fare, fino all'hotel Rosatti di Di Maro, poi si sistemano e vanno in campo. Io credo che ci sarà tanta emozione da parte di Spalletti. Non sarà un ritiro come quelli ai quali eravamo abituati, perché magari se fosse stato in epoca pre-Covid sarebbe stato sommerso da questa straordinaria passione e da questa unicità del ritiro precampionato, che è quello che ha fatto il Napoli prima che accadesse tutto questo. Però secondo me sarà molto emozionato e io credo estremamente anche concentrato. Lo vedremo, lo racconteremo nei giorni che verranno sicuramente. Va bene, Ita, ti ringrazio e ti saluto. Ciao Silver, buonasera a tutti i telespettatori e buon proseguimento di serata. Grazie, buon proseguimento di serata a te, cara Italia. Noi ci fermiamo, abbiamo il break pubblicitario, poi di rientro ci collegheremo con la redazione, con Tony Iavarone per anticipare le notizie del nostro TG e in chiusura vi ricordo questo spazio che abbiamo dedicato. Abbiamo accolto l'invito di un istituto comprensivo statale a partecipare ad un evento scolastico, ampiamente sportivo, dedicato ai bambini. Nel periodo estivo e quando ci sono i bambini in mezzo che sorridono per i benefici che regala lo sport, è un piacere immenso esserci. Ci fermiamo, pubblicità e ripartiamo. Eccoci, rientriamo per il nostro rush finale di questo appuntamento con Linea Calcio, l'ultimo da Napoli prima poi della partenza alla volta del Trentino, dove al momento ci sono circa 14 gradi, quindi cambio repentino delle temperature. Caro Tony Iavarone, direttore, ben trovato, buonasera. Ciao, buonasera. Beh, insomma, il fresco mai come in questo momento, il fresco ovviamente intendiamo il clima, non altro. Ah, il fresco sì. Ti farà bene, insomma. Sì, sì, senz'altro, senz'altro. Senti, Tony, come incominceremo, come apriremo il TG questa sera? Beh, apriremo di nuovo con il Covid, nostro malgrado, perché noi abbiamo detto nelle precedenti edizioni del TG che c'era un pericolo per quanto riguardava l'aumento dei contagi per quel che riguarda la variante Delta, un pericolo che poteva coinvolgere alcune regioni, tra cui la Campania, per cui insomma di qui a quando sarà, ma non affrettiamo i tempi, non facciamo allarmismo, c'è la possibilità, anzi il rischio, che si passi in zona gialla in altre regioni, perché i parametri sono diciamo abbastanza preoccupanti. Questo è quanto noi diremo nel corso del telegiornale, ma parleremo anche di questo scontro che c'è tra parte del governo e le regioni, perché parte del governo vogliono che quelle che sono le misure
di prevenzione siano misure molto più dure, molto più drastiche, mentre le regioni non lo vogliono, vogliono cambiare i parametri. Insomma, l'Italia è anche questa, caro Silver, è il paese dei campanili, delle parrocchie, delle chiesette. Se l'autorità centrale, da un punto di vista sanitario, per il famoso titolo quinto della Costituzione, decide, non decide da solo, deve confrontarsi con le regioni, perché alle regioni è demandata la policy sanitaria. Insomma, i risultati in questi due anni li stiamo vedendo. Spazio naturalmente anche alla politica cittadina, no? Sì, alla politica cittadina relativamente, anche perché se noi vogliamo seguire tutti i giorni quello che dicono i nostri candidati, credo che andiamo a rincorrere un po' di politica politicante. Noi cerchiamo di andare ad individuare quelli che sono i grandi temi, che sono i problemi della città e come loro li vogliono affrontare. Noi della politica politicante non ne facciamo un buon uso solitamente, no, piuttosto parleremo di un'intervista fatta al segretario di un sindacato di polizia, perché qui la microcriminalità è l'altro grande problema. Nella notte della festa c'è stato di tutto, rapine e anche il ferimento di un poliziotto che era fuori servizio e nel tentativo di fermare un rapinatore nella colluttazione è stato colpito con un colpo di pistola all'addome e ricoverato in ospedale. Per fortuna non avrà conseguenze letali né molto gravi. Ecco, questo riporta il tema della microcriminalità che ormai è pervasiva nella nostra città, e questo sindacato di polizia chiede una cosa che è stata chiesta più volte ma che è stata respinta: una legge speciale per Napoli che sospenderebbe alcuni, diciamo, diritti e che prevederebbe anche che la pena possa essere certa anche se di pochi giorni. È una voce che noi raccogliamo, perché noi raccogliamo tutte le voci, tutte quelle che possono essere interessanti e che possono contribuire a un dibattito generale. Poi si dirà, magari è assurdo chiedere questo quando parliamo dell'affollamento delle carceri, per cui addirittura si chiede una sorta di depenalizzazione per alcuni reati, ma tutto questo fa dibattito. Tenere aperto questo dibattito è sempre cosa buona e giusta. Buona e giusta. Non è nostro dovere fonte di salvezza, perché appartiene ad un'altra istituzione, è però vero. È cosa buona e giusta. È vero. Toni, ti ringrazio, tra poco in onda TG. Grazie. Grazie a te, ciao Silvia. Grazie a Toni Iavarone. Noi riapriamo le linee ancora per 8 minuti a vostra disposizione, poi vi ricordo, vi proporremo un servizio finale che è arricchito dai sorrisi dei bambini che abbiamo incontrato a nord di Caserta. 081-554-9988 per intervenire in diretta, e ci siamo, dibattito e discussione viva anche per i temi calcistici che si arricchiranno a partire da domani con l'ufficialità del calendario della Serie A 2021-2022 e poi da giovedì, quando vi trasmetteremo in diretta dal Trentino, da Di Maro Folgari, da dove incomincerà la prima parte del ritiro prestagione della società sportiva Calcio Napoli. Andiamo al telefono. Eccoci, ci siamo. Pronto? Sì. Voglio togliere la cuccia al televisore. Sì, fai pure, abbassa. Sì, l'ho abbassato. Bene. Tutto. Buonasera. Buonasera. Signor Silver, sì. Volevo chiedere, ma le voci che a volte compaiono sulle didascalie che girano o sui giornali, che anche Dio Enzo non è più disposto a rimanere a Napoli? No, assolutamente no. Assolutamente no, Liliana. Perché altrimenti che stiamo facendo? Se ne vanno tutti, com'è che fa? Ma no. Se avete qualche considerazione, vi voglio ascoltare dal telefono, però vorrei sentire la risposta vostra, perché di solito date delle buone notizie, voi e l'altra signora, la signora Italia. Quindi... Ah. Per quanto riguarda il calcio mercato, certo, grazie Liliana. No, non c'è questo rischio, almeno imminente. È chiaro che un giocatore che ha fatto così è imminente, quindi questa parola già mi allarma. No, per dire che, anzi, io credo si debba essere contenti quando i giocatori che hai a disposizione fanno così bene, tanto da attirare l'attenzione che per ora è solo. Io ho letto tempo fa, quando ancora stavano iniziando il torneo, No, stia tranquilla, anche perché ci sono delle logiche per le quali si prova a batter cassa quando il momento è felice, no? In termini di ingaggio. E quindi questo che cosa presuppone? Che potrebbero andarsene? No, assolutamente no, io non lo metto proprio in conto.
per questa stagione. Quindi stia tranquilla, anzi, Di Lorenzo è punto di riferimento, sarà punto di riferimento per la difesa del Napoli che incomincerà la nuova stagione. Stia tranquilla. Io volevo un'ultima domanda. Voi farete i collegamenti con Di Maro? Sì. Perché io, siccome sono stata malata di Covid, ora mi sto riprendendo e quindi da questo in anziano vorrei seguire le notizie delegate. Noi saremo in collegamento tutti i giorni come nell'orario tradizionale, dalle 17.40 fino alle 19.30. Ecco, tutte quindi le nella serata, diciamo. Nella serata. Sì, nel pomeriggio inoltrato per raccontare la giornata che il Napoli vivrà lì in Trentino. Comunque speriamo che restino i migliori, per carità. Lo so che purtroppo gli ha parlato chiaro il Presidente, però mi auguro che il Napoli vada sempre meglio, che vi devo dire? Speriamo. Grazie per la cortesia, Liliana. In bocca al lupo a voi che andate a Di Maro e al Napoli che comincia. Crepi. Grazie, Liliana. Grazie, buon proseguimento di serata. Grazie. Nicola Grippa scrive: io ripeto quanto già espresso in altre occasioni, se il Napoli crede ancora in Lorenzo Insigne, allora il rinnovo è duopo, come diceva un nostro grande concittadino. Per il resto sono perfettamente d'accordo con Italia. Roberto dal Bosco di Capodimonte scrive: ma davvero ci vogliono 17 e 22 euro per le amichevoli di Di Maro? Spero di essere su scherzi a parte, grazie, rispondetemi sì. Queste sono le tariffe. Marco Calvetti: per me linea calcio e a Di Maro sono linea calcio e Di Maro sono due punti fermi. Grazie Marco per la fiducia. Raffaele Ferrara: la vedo dura per Spalletti trasformare una squadra tecnica in un complesso un po' più fisico, come predilige il tecnico toscano. Staremo a vedere, auguriamoci tutti quanti che ci riesca. Al telefono ultimo amico in linea, pronto? Sono Renato da Torre del Greco. Buonasera Renato, ben trovato. Ben trovato anche io. Ho acceso due candele al nostro Signore per poter parlare. Tutto per me. Adesso ho preso la linea. Sì. Non me l'aspettavo, stavo per posare il telefono. Sono contento Renato. Sì. Prego. Pronto? Sì, prego, sto ascoltando. Ah, posso parlare? Certo. Vorrei tornare col discorso sul fallimento della Juve e di tutto il calcio italiano. Sì. Non sarebbe meglio che questa cosa negativa, brutta, che rovina il calcio italiano, fallisse proprio? Magari potrebbe rinascere un poco più semplice e pulito. Ma non succederà mai, Renato. Questo è il problema, che è sporco e continua. Sì, diciamo che non il campionato italiano da un po' di stagioni non sta offrendo la sua immagine migliore. No, è una vita che io ci soffro. L'anno scorso ho avuto il veleno in bocca per quello che è successo. E c'è ancora il fegato gonfio. Mi dispiace, guardi, comunque io questo volevo dire. Va bene, che sensazioni ha Renato per questo Napoli che incomincerà a correre tra qualche giorno? Ma che farà bella figura, è poco ma sicuro. Il problema è un altro. Il problema è che comunque non vinceremo, perché questo campionato è sporco. Quindi non ha fiducia. Scusatemi, sono parole pesanti, magari se vado in linea uso delle parole più leggere. No. Però è così, guardi. È inutile sperare con la vittoria del Napoli. Non potrà, non deve vincere. Non deve vincere. E non, non deve vincere. È così che la vedo io. Io sono più di 60 anni, ho 71 anni, da che ero bimbo che seguo il Napoli. Ho tifato Inter, ho tifato perché giocavano bene, qualche volta mi è piaciuta pure la Juve, ma quando era pulita. Ma adesso non riesco più a seguirli, non mi piace più il campionato italiano. Vabbè, speriamo che il Napoli riesca all'impresa di ribaltare le gerarchie imposte dalla storia. Renato, no, non ci credo più. Lo so. Renato, grazie.
Niente, buon proseguimento di serata. Noi siamo in chiusura, anticipo il lancio di questo servizio perché, come vi raccontavo, abbiamo fatto visita all'Istituto Comprensivo Statale Vincenzo Laurenza di Teano, abbiamo accolto l'invito a partecipare e a vedere all'opera ragazzini che nei centri estivi si sono dilettati e divertiti con lo sport, tanti di questi nostri telespettatori. Vi lascio al servizio e vi do appuntamento a giovedì 17.40 da Di Maro per Linea Calcio, telefoni aperti, quindi solite abitudini, sempre qui su Canale 8. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi della rete.